Grazie agli organizzatori e un caro saluto a tutti voi. Io partirei da una considerazione, rovesciando un po' la narrazione. L'attuale scuola è una scuola tendenzialmente classista. Cosa vuol dire che l'attuale scuola è una scuola tendenzialmente classista? Vuol dire che questa scuola non riesce a realizzare quella promozione sociale che la scuola italiana sino al 1970, sino alla metà degli anni 70 ha realizzato. Dall'inizio degli anni 50 alla metà degli anni 70 la scuola italiana ha realizzato quella straordinaria funzione di ascensore sociale a cui si faceva riferimento prima. Allora la grande sfida è cambiare l'impostazione. La grande sfida è far sì che questa scuola, che ha dei docenti valorosissimi, sia messa nelle condizioni di far sì che un ragazzo che proviene da una famiglia modesta possa realizzarsi nella vita esattamente come quel ragazzo che proviene da una famiglia benestante. E allora per fare questo, ovviamente noi abbiamo più strumenti e per fare questo e per evitare che quel ragazzo che proviene magari da una famiglia modesta si disperda, perché la dispersione scolastica è un dramma, ce lo dice anche l'Unione Europea, così come anche l'insuccesso nella carriera successiva in università è un dramma, per fare questo noi dobbiamo creare alcuni presupposti che sono fondamentali. Si è accennato al tema dell'orientamento. L'orientamento è strategico, è decisivo. Nei prossimi giorni partirà una lettera, anzi lunedì partirà una lettera alle famiglie dei ragazzini di scuola media. Perché questo? Perché noi abbiamo voluto intanto dare un segnale, cioè dare delle indicazioni, fornire delle indicazioni a queste famiglie che devono scegliere il percorso successivo per i propri figli, per far capire a loro, per far sapere a loro quali sono le potenzialità occupazionali della regione in cui vivono, quali sono le possibilità di successo professionale che il ragazzo avrà se sceglierà un determinato percorso. Allora, la scelta deve essere una scelta consapevole, la scelta deve essere consapevole, il Ministero, la scuola deve mettere a disposizione delle informazioni in questa grande alleanza che coinvolga famiglie, docenti, studenti ovviamente, e parti, associazioni produttive, associazioni del territorio. Questo è un primo importante segnale. Poi certamente l'orientamento deve essere qualcosa che si svolge sino al termine delle superiori. L'orientamento deve vedere il ruolo anche decisivo di un docente, il docente tutor, che deve essere introdotto nelle nostre scuole e che deve fra l'altro svolgere anche una funzione di, come dire, cooperazione, in una logica di team con gli insegnanti della classe. Deve prendersi carico di quei ragazzi che hanno più difficoltà, ma deve anche prendersi carico di quei ragazzi che magari in classe si annoiano perché sono molto bravi e hanno bisogno di accelerare. Deve prendersi carico di chi ha necessità di, come dire, andare oltre. Allora, una scuola che faccia dell'orientamento un pilastro, che faccia dell'insegnamento personalizzato, che in sostanza sia una scuola che tiri fuori i talenti, che tiri fuori le abilità, che tiri fuori le attitudini, che le valorizzi. A me piace ricordare questo aneddoto. Quando io ero un ragazzo, avevo un compagno che era bravissimo nell'attività manuale, tirava fuori da copertoni di camion degli oggetti meravigliosi, però veniva sistematicamente bocciato in matematica e in italiano. Ecco, se quel ragazzo avesse avuto una scuola che lo indirizzava, una scuola che tirava fuori i suoi talenti meravigliosi, un sistema formativo che gli offriva delle opportunità, quel ragazzo avrebbe avuto uno straordinario successo, quel ragazzo si sarebbe realizzato nella vita. E probabilmente dobbiamo anche avere il coraggio di mettere in discussione certi concetti consolidati. Noi siamo cresciuti con un'idea unitaria di intelligenza, ci sono più intelligenze, non soltanto c'è un'intelligenza astratta, c'è un'intelligenza anche concreta. Quel ragazzo forse aveva un'intelligenza superiore alla mia, che pure prendevo 8 in latino e in greco, perché lui aveva il dono di questa straordinaria creatività. E allora tirar fuori talenti, garantire a loro di potersi esplicare e realizzare, significa creare finalmente una scuola che non sia più classista, ma una scuola che dia una speranza e una opportunità a tutti i nostri giovani.